Iniziativa questa che è stata immediatamente sostenuta, abbracciata dalla Proloco Titeggiano, rappresentata questa sera qui dal suo massimo esponente, il presidente Biagio Matera. Prego, Biagio. Buonasera a tutti, io ringrazio, già l'ha fatto Rocco, ringrazio tutti per essere presenti così numerosi e aver raccolto il nostro invito. Ringrazio il Mario Trezza, il vice sindaco, il tavolo della presidenza, le autorità, Sua Eccellenza il Vescovo, ma soprattutto grazie a Conocimino. Conocimino lo ringrazio per il lavoro svolto, per la passione con la quale ha realizzato quest'opera e per l'impegno profuso non solo in questa occasione ma nelle sue tante iniziative finalizzate a valorizzare la nostra identità culturale, le nostre origini, le tradizioni, nel caso di specie poi a valorizzare l'importanza della poesia. E poi lo ringrazio per averci coinvolto in questa iniziativa. L'associazione Prologo di Teggiano ha voluto subito cogliere l'occasione per promuovere e soprattutto per presentare il libro, per l'importanza che dicevo, ma soprattutto per far proprie queste iniziative che con Ocimino, per giunta socio della Prologo, sta portando avanti. Non è la prima volta che Conocimino ci propone queste iniziative culturali. Poco più di un anno fa, con grande successo, ci ha proposto un'altra opera importante, una raccolta di poesie finalizzata a valorizzare il nostro dialetto, quindi le nostre origini, la nostra identità, la nostra storia. Oggi ci propone questo testo, Illusioni del vento, finalizzata a valorizzare la poesia. È stata ben letta questa poesia, la poesia, proprio per rappresentare quella che è l'importanza della poesia stessa. È un gioco di parole, ma è così. La lettura del testo porta a tante riflessioni, tante considerazioni. Io sarò brevissimo, ma mi si deve consentire di fare qualche brevissima considerazione. E innanzitutto dalla lettura del testo emerge l'amore che Conocimino ha per la sua terra, per la natura, per la propria famiglia, per le sue origini. E poi ho apprezzato particolarmente i temi affrontati, ma non solo i temi affrontati, ma come li ha affrontati. Cioè attraverso la poesia, attraverso alcuni sentimenti, alcune emozioni, si è calato nella realtà e ha dato il giusto significato all'argomento trattato. Io mi sono notate alcune poesie che mi sono piaciute e credo abbiano dato il senso opportuno a quello che intendeva rappresentare. La mia casa, che inizia così. La mia casa non ha chiavi, ci abita il sole, vi dorme la luna, anche il vento in esso ristora e tra gli alberi suona d'incanto. Perché ho particolarmente apprezzato questa poesia? Ha voluto dare una rappresentazione del luogo, non solo il luogo fisico, ma si è calato in questa realtà e ha dato un valore emotivo, sentimentale alla casa sua, il suo valore sentimentale e chi è a fianco a lui, chi con lui condivide. Un'altra poesia che mi ha colpito è il nostro passato. Non lontano dal nostro presente, cita la poesia, il passato è là, evidente. Può essere un cespuglio innevato o un fiore da poco appassito. Lo senti cantare sulle ali del vento. Vorresti afferrarlo. Ti vince il tormento. Il nostro passato vive nel tempo. Che cosa fa Conocimino? Ovviamente interpreto io, poi non so. E con questa poesia
attraverso elementi suggestivi della natura, va a rappresentare l'importanza e il legame che esiste tra passato e presente. E questo credo che sia importante nella quotidiana vita di tutti i giorni. E poi la poesia è stata già ben letta, ovviamente, ma questa poesia, che non ripeto perché è stata già letta, se no è brutta figura, insomma, ha rappresentato proprio il valore che lui ha dato alla poesia stessa. Innanzitutto è un appassionato invito a leggere e a valorizzare, ma soprattutto ha voluto rappresentarci che questo strumento è un prezioso, è un elemento importante e prezioso per la nostra vita, per la nostra attività culturale. E questa è la ragione cui noi, Associazione Prologo, abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa e abbiamo intenzione di essere sempre presenti in iniziative così importanti che vanno a crescere la nostra attività culturale. E in questo paese, che è ricco, o perlomeno dovrebbe essere ricco, di tanta cultura, storia e tradizione, valorizzare questa iniziativa è un dovere, è bello, e dobbiamo portare avanti questo percorso. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, grazie.